Arturo Toscanini, che è una cosa emozionante, straordinaria. Anche chi la pensava in modo differente da Matteotti, io credo che di fronte a questo pezzetto che vedremo e sentiremo avremo una qualche emozione in più. Io ringrazio l'ingegner Giordanengo che ha realizzato il video e poi ha realizzato soprattutto una serie di fotografie, documenti che ricostruiscono proprio la figura di Giacomo Matteotti e del mito che si è creato e della storia che si è creata attorno a Giacomo Matteotti. Ma qui vedrete, dopo l'internazionale, una intitolazione di questa serata ad un grande nostro amico e maestro, almeno per me maestro, il professor Emilio Papa, che ci ha insegnato sui banchi della scuola universitaria torinese a studiare i grandi socialisti della libertà, perché Emilio era un socialista che amava la democrazia e la libertà e la trasmetteva ai suoi allievi. E se io ho contribuito a fare questa piccola pubblicazione su Matteotti, lo debbo anche all'input lontano che Emilio mi ha dato sui banchi dell'università. E quindi vedremo come questa serata la dedicheremo idealmente a Emilio. La storia di Toscanini, sa cosa significasse per Toscanini il dirigere nel 1944 all'estero l'internazionale. Non aggiungo altro perché ci sarebbe da ricordare anche quello che subì Toscanini a Bologna tanti anni prima, ma direi che adesso si può iniziare. L'onorevole Tiziana, se vuoi, Tiziana Parenti, che ha accettato il nostro invito, magistrato, avvocato, parlamentare, presidente della commissione antimafia, ma direi, per chi conosce la storia di Tiziana, donna libera, donna che ama la libertà e ama la giustizia con la G maiuscola, come ci ha dimostrato con la sua vita e con le sue scelte. Prima però inviterei la presidente della fondazione
De Fonseca, anzi avrei dovuto, io sono un pessimo cerimoniere. Ecco. Allora se l'editore Ennio Pedrini, perché l'idea di pubblicare un qualcosa di su Matteotti, ma soprattutto il testo introvabile di Gobetti scritto a caldo nel giugno del 24, ecco, è stata un'idea di Ennio Pedrini alla quale io ho aderito immediatamente. E poi nel libro voi vedrete c'è anche una cosa molto importante, il discorso che Matteotti ha fatto alla Camera dei Deputati il 30 di maggio del 24, quello con cui direi ha sottoscritto la sua condanna a morte. Ma di questo ne parleremo. Direi di cedere il microfono a Ennio Pedrini, che io ringrazio ovviamente per la preziosa collaborazione che lui ha anche col Centro Pannunzio, non solo a livello mio personale, ma anche col Centro Pannunzio. Grazie professore. Le cose sono andate, come ha detto il professor Quaglieri, quasi così. E perché sentendo una conferenza stampa e il professore parlare di Matteotti è scattata quella molla che mi ha condotto al pensiero del centenario, e immediatamente dopo ho trovato nel professor Quaglieri, nello storico, il modo di convincerlo e di partire immediatamente. Però io volevo intanto ringraziare tutti i presenti. La Fondazione Associazione De Fonseca, la signora Laura in particolare, che ci ospitano, e grazie. L'avvocato magistrato Tiziana Parenti, che ci onora della sua presenza. La nostra casa editoriale, in occasione del centenario del delitto di Matteotti, presenta sul mercato nazionale il libro omonimo Matteotti, con in apertura il pregevole saggio del professor Quaglieri, storico, direttore del Centro Pannunzio. E lo ringrazio personalmente per questo lavoro pregevole, a cui segue l'ultimo discorso, come ha poc'anzi ricordato il professor Quaglieri, tenuto alla Camera da Giacomo Matteotti, che gli costò la vita, e si chiude con la pubblicazione integrale del libro del torinese Piero Gobetti. Il libro, tra l'altro, offre all'interno delle sue pagine, grazie ad una strutturata collaborazione col Museo Nazionale Matteotti di Frasca Polesine, che ci ha concesso l'utilizzo di importanti fotografie del luogo del rapimento, del ritrovamento del corpo, sino al viaggio di ritorno e alle esequie. Non ultimo, segnalo in guarda di copertina l'inedito, e qui ringrazio non solo il professore ma anche il Centro Studi Pannunzio, l'inedito di Mario Soldati, che non solo è da leggere, ma sul quale sarebbe utile anche una meditazione. Chiudo con i prossimi appuntamenti che abbiamo con Matteotti. Quindi il 19 marzo saremo all'Università di Ivrea, il 30 marzo siamo a Licca Egueglia, l'8 aprile una lezione magistrale al Liceo Classico Botta, il 13 aprile siamo al Festival Letterario Borgo Libri, e il 16 di aprile saremo a Roma. Ecco, io con questo vi auguro una buona serata e diamo su immediatamente la parola agli oratori. Professore Sparito. Immediatamente la parola di io ringrazio il professor Quaglieri
il centro che ci ha ospitato e che mi ha ospitato più che altro, perché io sono di fuori, diciamo così, e sono molto onorata di una presentazione di un testo così importante come l'ultimo discorso alla Camera di Giacomo Matteotti. Trovo che questa sia stata un'opera importantissima, perché si tende più a, cioè diciamo così, a dire cose più generiche. Matteotti peraltro non è neanche tra i più ricordati, proprio come persona sola, spesso viene ricordato solo per la tragedia del suo omicidio, più che per il suo pensiero, per il suo essere, per il suo legalitarismo, per il suo credere nella democrazia parlamentare. E questo è una grave mancanza, che io penso che questo testo, col commento del professor Quaglieni e col testo autentico di Gobetti, ridia a tutta la sua statura e faccia conoscere integralmente tutta la grande, grandissima statura di Giacomo Matteotti. Giacomo Matteotti era un socialista autonomista che ha segnato un punto fondamentale, una crasi, tra una democrazia che ormai stava tramontando nel fascismo e l'affermazione totale e disastrosa e disonorevole del fascismo. Fascismo al quale Matteotti non si piegò assolutamente mai e definì questo, come ricorda Gobetti nel suo testo, non ebbe mai avere alcun compromesso col fascismo per repugnanza morale. Io partirei proprio da una frase di Matteotti: uccidete pure me, ma l'idea che me non lo ucciderete mai. E questo è un grande monito per l'idea grande che aveva della libertà e della democrazia e dell'autonomia di un partito socialista senza aggettivazioni, né liberale né filo comunista. È stato il primo grande autonomista socialista della storia. Aborriva il fascismo, ma aborriva anche il comunismo. E in questo è diverso un po' da, finanche dallo stesso Gobetti, il quale Gobetti pensava che si potesse coniugare il marxismo con il liberalismo, così come Giustizia e Libertà dei fratelli Rosselli, che pure avevano una tendenza a, diciamo, a unirsi in qualche modo idealmente con la rivoluzione d'ottobre dell'Unione Sovietica, che tutto ovviamente poteva essere tranne che liberale. Questo ovviamente non è un appunto, certamente non potrei essere io a farlo, né a Gobetti né ai fratelli Rosselli, che sono grandi, comunque restano grandissime figure di riferimento della nostra storia politica, e che purtroppo poi morirono troppo giovani anche per poter affinare le loro idee, confrontarle con la realtà, solo se si considera appunto che sia Gobetti sia che Carlo Rosselli morirono per quanto all'estero, ma a seguito delle gravissime lesioni che riportarono, e quindi stati di malattia che riportarono a seguito delle aggressioni fasciste. Delle grandi luci della nostra storia, quelle di cui noi abbiamo testé parlato, che purtroppo si sono spente troppo presto, e si sono spente in una diciamo in una sordina quasi di tutte le grandi di tutte le idee che ci furono all'epoca del fascismo. È vero che ci fu la resistenza e Matteotti dette il suo nome alle brigate matteotti, che poi non furono nemmeno molto comprese,
Però certamente noi abbiamo un ventennio di oscurantismo anche nelle idee, anche nella possibilità di elaborazione di idee che servissero poi per l'Italia democratica. È un percorso di pensiero liberale e socialista che purtroppo si è fermato troppo presto e purtroppo non è stato poi più possibile sviluppare nell'arco anche della nostra democrazia costituzionale. Che cosa contraddistingue in particolare Matteotti? Matteotti non aveva molti amici, anzi forse non ne aveva nessuno, tranne che i contadini, insomma, perché lui veniva dal Polesine, quindi una società molto, ancora molto arretrata, molto incolta. E la grande sua intuizione è stata questa. Talvolta le rivoluzioni non solo sono velleitarie, ma possono avere effetti anche molto contrari. E lui vedeva all'epoca che una cosa velleitaria, una rivoluzione velleitaria, avrebbe potuto, anzi, spalancare ancora di più le porte al fascismo. Voleva invece che ci fosse un'istruzione nei contadini, perché questo avrebbe elevato le classi più povere, più sfruttate, più dominate come al tempo quasi del Medioevo, del feudalesimo, e la loro consapevolezza. Infatti lui era formava le leghe, le cooperative dei contadini, e non solo le formava, ma si passava il suo tempo non tanto nell'oratoria, nella rappresentazione di se stesso, come noi siamo usi spesso a vedere i politici, ma andando lega per lega a guardare i bilanci, a educarli su come si dovevano formare i bilanci, su come si doveva stabilire anche delle cooperative di consumo immediato perché tutti potessero avere a mangiare, come era all'epoca estremamente difficile. Quindi era un socialista molto rigoroso, come definisce lo stesso Gobetti, lo definisce rettilineo, proprio perché non aveva mai compromessi con alcuno, e questo ovviamente lo portò a essere molto solo. Diciamo che solo Turati capì la grandezza di Matteotti, ma i tempi certamente erano gravissimi, se solo si considera che nel 1915 ci fu la scissione di Livorno tra il Partito Comunista e il Partito Socialista, e poi ci fu un'altra scissione all'interno del Partito Socialista, che la storia ha condannato a scindersi inevitabilmente da quando è nato, ma perché lui era autonomista, mentre l'altra parte dei socialisti non era autonomista. Vedeva come suo referente il Partito Comunista. E, come ho detto, Matteotti era un anticomunista per principio. E questo riuscì, cercò anche attraverso il PSU, il Partito Socialista in Italia, cercò di riportare i socialisti nella loro comunità, cioè una comunità che più forte insieme avrebbe potuto essere autonoma. Ma anche questo non ebbe una grande fortuna. E noi vediamo Matteotti fu soggetto a moltissime aggressioni da parte dei fascisti, prima ancora della totale debacle poi del suo tragico omicidio. Ebbe molte aggressioni perché era diverso. Era uno che voleva affrontare il suo percorso, il percorso verso la libertà, verso la democrazia parlamentare, ponendo a base della libertà e del fondamento della democrazia il voto libero. Questo che lui afferma nel suo ultimo discorso alla Camera,
fra gli schiamazzi, i vari fascisti, eccetera. E il suo intento nella sua denuncia era che quel voto non era stato libero, anzi era stato coartato in ogni modo, e quindi doveva essere ripetuta l'elezione. A me è venuto un dubbio leggendo questo. È vero che la democrazia si basa sul voto libero e sul parlamentarismo. Quello che purtroppo a lungo, recentemente, ci hanno fatto disprezzare, ma che è il fondamento della democrazia. Giusto per fare una piccola parentesi per attualizzare il problema, per capire quanto grande era stata l'intuizione di Matteotti, quando sono stati diminuiti i parlamentari alla Camera e al Senato, è sembrata una grande festa perché così l'Italia diventava ricca, così è stato contrabbandato. In realtà l'Italia è diventata più povera e ha incominciato un discorso molto pericoloso, laddove tutti i poteri si riversano solo sul governo, laddove non c'è più il Parlamento che è il teorico e lo scrittore delle leggi, ma tutti sono decreti legge molto confusi e raffazzonati del governo, là finisce la democrazia. Noi siamo tornati a un punto di grave crisi di cui non ci rendiamo conto, perché è difficile, le milioni di notizie che ci vengono raccontate quotidianamente, poter fare una riflessione, ma noi siamo a un punto di crisi e purtroppo manca un Matteotti, e mancherà per sempre forse, questo che è più grave. E allora Matteotti nel suo discorso è quello che afferma il principio della legge. La legge, ovviamente, bisogna vedere poi quale legge, perché là sta il problema. Se la legge viene fatta da una maggioranza fascista, è chiaro che la legge diventa una legge a proprio comodo, non servirebbe per progredire. Però non dobbiamo dimenticare che non è che l'Italia non aveva una Costituzione. Aveva lo Statuto Albertino, che è stata la prima carta liberale del nostro Italia, e che era anche una buona carta liberale. Lo Statuto Albertino aveva dei fondamenti anche importanti, certo non è la nostra carta costituzionale, che comunque basava anche sul parlamentarismo. E quindi nell'ultimo periodo del suo lungo discorso di denuncia dei brogli, Matteotti sottolinea come magari si potesse tornare alla moralità dello Stato, perché all'essenza della moralità della nazione, cioè quella che non va prevaricando i cittadini per ottenere un voto, ma accoglie i cittadini nel loro voto libero. È chiaro che questo era una cosa che a noi sembra normale, perché tanti si sono sacrificati per questo, ma che all'epoca normale non era per nulla, considerando un'Italia contadina, un'Italia molto proletaria, un'Italia molto arretrata sul livello dell'istruzione. Questo che determinò poi l'omicidio di Matteotti. E ci fu la grande menzogna di Mussolini, dicendo che era molto dispiaciuto, che mai avrebbe voluto una cosa del genere. E lì ci fu Rocco, Alfredo Rocco, estensore del codice ancora vigente purtroppo dopo 100 anni, del codice di procedura penale, che noi ancora purtroppo adoperiamo, pensiamo come siamo avanzati, il codice di procedura penale c'è stato passato fino al 1990 circa. Il codice penale, che è ancora peggio se vogliamo, insomma, nella sua sostanza, che è rese impossibile la prosecuzione della discussione. Questo generò l'Aventino, cosiddetta Aventino, da memorie storiche dell'antica Roma, della plebe che si ritirava sull'Aventino,
e questo generò poi la fine assoluta della democrazia, perché quando Mussolini ritornò e disse che anzi era orgoglioso, se ne assumeva la responsabilità morale, storica, eccetera, non ci fu nessuno che lo contrastò. Forse non sarebbe servito comunque a nulla, perché probabilmente la storia ormai aveva preso una discesa folle e forse non c'era più nessuna possibilità. Però non, questo non lo possiamo dire perché non è accaduto. È accaduto però che purtroppo ci furono i banchi vuoti e quindi questo cadde tutto quanto nel vuoto. Certamente Matteotti ci sarebbe stato se fosse stato ancora vivo. Sicuramente magari da solo, ma noi dobbiamo immaginarcelo, che sicuramente avrebbe saputo fare la sua parte. Come l'ha saputo fare un po', come l'ha saputo fare in tutta la sua vita, dove viene definito appunto da Gobetti il volontario della morte, il volontario del suicidio. Lui sapeva che sarebbe finito tragicamente, e pur avendo una famiglia, pur avendo degli interessi suoi filosofici, economici, culturali, aveva una sua posizione di parlamentare, ha sacrificato tutto per un esempio, per l'esempio di essere, di sapere essere socialista, di sapere non compromettersi con forze né fasciste né comuniste, di far progredire tutti verso l'istruzione, la cultura, la libertà, il voto libero, la democrazia. Ecco ora questa grande idea di Matteotti come ultima riflessione, che penso debba essere fatta e che appunto il professor Guaglieni anche fa nella sua introduzione: chi è stato poi l'erede di questa grande idea? Forse fu Nenni, soprattutto fu Craxi, e forse per questo, anche per questo autonomismo, anche per questo la storia non gli ha dato ragione. O forse noi non gli abbiamo dato ragione, presi come siamo stati da varie ordalie di pensare solo al malaffare. E oggi che le idee obiettivamente non ci sono, ora non vorrei fare il discorso di quelli che diventano anziani e dicono che il mondo era meglio prima, perché questo non è detto, non era meglio neanche prima. Però certamente viviamo in un deserto di idee, io credo. Sì, si gestisce le finanze, le strade, il ponte, sul ponte sullo stretto di Messina, eccetera. Però i grandi ideali, le ideologie, anche quelle nefaste ovviamente, sono cadute, ma non hanno lasciato nulla se non un nostalgico rammarico, quelli di sinistra, un generico antifascismo, però sono morte le idee insieme anche alle ideologie. E siccome tutti gli uomini hanno bisogno delle idee, hanno bisogno di una grande speranza da conseguire, da realizzare, io credo che, come appunto ricorda il professor Guaglieni, che disse Pannunzio, laddove non ci sono le idee, la politica è il terreno dei faccendieri. Noi però vogliamo sperare che l'esempio di Matteotti resti sempre illuminante, e credo che questo lavoro, quest'opera, questa magnifica opera del professor Guaglieni, a cui io che ringrazio personalmente, ecco, possa aiutarci magari a riformulare e a far riformulare soprattutto i giovani, a far reinventare delle grandi idee di libertà, di democrazia e di protagonismo della nostra storia. Grazie. L'amica Tiziana per questa lucidissima analisi tra lo storico e il giuridico, che ritengo di particolare significato.
questo libro che presentiamo per la prima volta oggi è un tentativo di fare una riflessione storica rispetto a un testo, quello di Gobetti, del 1924, scritto a caldo, che è il testo di un contemporaneo. Il contemporaneo non può mai fare un'opera di storico, perché non ha la prospettiva, perché manca di quel distacco anche che è indispensabile. Figurarsi Gobetti, che era stato già picchiato selvaggiamente di fronte alla notizia del rapimento di Matteotti e dell'omicidio di Matteotti, certo, scrive un testo che è vibrante di passione civile, di orrore, che attribuisce alla figura di Matteotti essenzialmente la figura di un martire, che certamente corrisponde anche alla verità, ma a 100 anni di distanza io credo che si debba tentare di dare un giudizio storico di Matteotti. E il primo elemento da evidenziare è già stato affermato da Tiziana, ma io vorrei sottolinearlo in modo ancora più netto, che non si può definire Matteotti solo e esclusivamente antifascista. C'è un illustre storico che ha insegnato nella nostra università per tanti anni, Massimo Salvadori, che ha recentissimamente pubblicato un saggio dal titolo Matteotti l'antifascista. Per carità, è un saggio pregevole e Massimo Salvadori è degno della nostra massima attenzione. Ma non si può limitare il discorso all'antifascismo di Matteotti, anche se va detto che nella situazione in cui si trovava Matteotti, parliamo dell'ottobre 22, quando nacque il Partito Socialista Unitario, da una delle più folli scissioni socialiste, perché i socialisti hanno sempre avuto la loro storia connotata da scissioni anche le più assurde. Già il nome Partito Socialista Unitario, quella parola unitario era quasi beffarda rispetto all'esigenza di unità. Era un non senso, perché nasceva il Partito Socialista Unitario da una scissione, anzi da una espulsione dal Partito Socialista Massimalista, ditturati di Matteotti e via discorrendo. Dicevo, Matteotti è sicuramente questo, ma è stato anche fermissimamente anticomunista. Ha visto con lucidità cosa fosse la rivoluzione d'ottobre in Russia. E qui c'è una differenza insanabile tra Gobetti e Matteotti, perché Gobetti ritiene che in quella rivoluzione d'ottobre ci fosse un che di liberale, anzi
lo dice in modo ancora più esplicito, che quella fu una rivoluzione liberale. Se intendiamo liberale nel senso di liberarsi dall'oppressione del regime precedente, si può anche accettare quel discorso, ma lì non è in quell'accezione, è nel senso proprio di vedere il proletariato che si ribella alla società precapitalistica della Russia degli zar e ipotizza appunto uno Stato marxista, leninista, fondato sul terrore, fondato su una reminiscenza del giacobinismo rivoluzionario della Rivoluzione francese, portato alle estreme conseguenze dal realismo drammatico di Lenin. Lenin è morto anche lui nel 24, io lo scrivo nel saggio, nella conclusione del saggio. Certo, non mi metterei a paragonare Lenin e Matteotti. Lenin è una figura titanica nella storia. Ha realizzato un suo progetto politico di grandi dimensioni che ha cambiato la storia del mondo. Poi ciascuno di noi esprime un'opinione sul significato di quella rivoluzione. Ma certo ha cambiato. Matteotti non ha cambiato, è stato un perdente, è stato uno che è stato ammazzato. Ma se si guarda sotto un altro punto di vista, al di là della titanica grandezza di Lenin e di questo umile deputato del Polesine, espressione del mondo contadino del Polesine, non si può non dire che Matteotti aveva quello slancio umanitario che in Lenin era del tutto assente. L'uso della violenza, l'uso della rivoluzione intesa come una forma di violenza senza regole, senza... Ecco, la lettura di Machiavelli per Lenin era quasi come un libro di preghiere. Il Principe di Machiavelli per Lenin era un libro di preghiere, non era un insieme di riflessioni amorali o immorali. Ecco. Lenin ha portato alle estreme conseguenze il discorso dell'uso della forza, la rivoluzione che è il forcipe della storia, che accelera la storia, è già solo questo, del violentare la storia, dell'accelerare la storia, è già qualcosa che dovrebbe farci riflettere. Il piccolo Matteotti, al confronto di Lenin, è un gigante però, perché non è caduto nell'inganno di tanti socialisti italiani dell'epoca, i cosiddetti massimalisti, che pensarono di fare in Italia come in Russia, usando proprio un'espressione coniata allora. E c'è anche un altro motivo che è importante da evidenziare, cioè Matteotti aveva capito le condizioni storico-politiche e sociali dell'Italia di allora, che usciva da una guerra vinta, non da una guerra perduta come la Russia del 17. Era una guerra vinta quella che aveva portato a Trento e a Trieste.
e c'era in Italia due peculiarità, la presenza della monarchia e la presenza della Chiesa cattolica. Queste peculiarità facevano sì che non era comparabile la realtà della Russia successiva agli zar, successiva al decadimento del potere degli zar. Non era possibile confrontare questa realtà. Eppure tentarono lo stesso nel biennio rosso di fare come in Russia. E qual è stato il risultato finale? Di aver favorito in tutti i modi la nascita del fascismo e l'uso della forza, ovviamente contraria, del fascismo. E non solo sotto quel punto di vista, ma anche sotto un altro aspetto che va considerato, e in cui Matteotti, va detto, non capì. Lui, così lucido e illuminato, non capì cosa significava il fenomeno dei combattenti, dei reduci, dopo la Grande Guerra. Matteotti, io ne scrivo nel libro, fu fortemente neutralista, anzi, ancora più esattamente, fu antimilitarista, ancora di più fu contrario proprio all'idea di guerra. Il mondo socialista sul tema si divise. I socialisti di Germania, di Francia, si schierarono con i paesi in guerra, con i propri paesi. I socialisti italiani decisero di non aderire, di non sabotare, salvo poi andare sul Piave dopo Caporetto a sostenere l'Italia, comunque rifiutando ogni forma di sabotaggio. Matteotti sul tema della guerra invece fu molto rigido. Al Consiglio Provinciale di Rovigo fece un discorso addirittura di rifiuto degli aiuti ai profughi di guerra della provincia occupata dagli austriaci nel 17. E per questo subì anche un processo. Su questo terreno Matteotti non capì il fenomeno dei reduci. Mussolini non solo lo capì, ma organizzò tutto il suo discorso con i fasci italiani di combattimento. Noi dobbiamo ricordare che storicamente i combattenti venivano offesi, venivano svalutati, venivano addirittura picchiati. Ci sono degli episodi che lo stanno a testimoniare. Ecco, il movimento socialista in generale, ma Matteotti in modo particolare, non capì che non necessariamente questi reduci erano nazionalisti, non necessariamente questi reduci erano reazionari, non necessariamente questi reduci erano carne da macello per i fasci italiani di combattimento di Mussolini. E questo fu un altro grave errore, di ricacciare il movimento combattentistico. Io voglio ricordarlo, Gaetano Salvemini fu deputato, l'unica volta in cui fu eletto come rappresentante dei combattenti. Lui, che era andato volontario in guerra ad oltre 50 anni, essendo
un convinto interventista, ostile agli imperi centrali visti come una minaccia alla democrazia e alla pace europea. Non c'erano solo i Gabriele D'Annunzio che volevano la guerra, c'erano personaggi che si ispiravano a Mazzini, personaggi che si ispiravano a tutt'altra cultura. Matteotti non capì questo aspetto, ma la cosa importante che invece ha capito è che in Italia non c'erano le condizioni né politiche né storiche per tentare la rivoluzione. E Bobbio giustamente in una sua pagina dice che l'Italia è il paese delle tentate rivoluzioni che finiscono nella reazione, non nella rivoluzione, nella reazione. E sicuramente quello fu un errore fatale, perché chi dimentica cosa è stato il biennio rosso, lo Stato liberale che non riusciva più a difendere la libertà dei cittadini, Croce in una sua pagina molto importante dice che gli italiani sono stati posti nella condizione di scegliere tra la libertà e l'ordine. Ecco, laddove si arriva a quella drammatica scelta, la democrazia è già compromessa. E in effetti in Italia si arrivò a quella drammatica scelta. Io vorrei ancora dire qualcosa però su Matteotti, proprio sul socialismo matteottiano. Ecco, io nel libro ho parlato di gradualismo. Qui entreremo in un discorso molto per addetti: riformismo, autonomismo, gradualismo. Ecco, Matteotti non rinnega il marxismo. Ecco, non rinnega il marxismo. E il marxismo professato dai socialisti prima che si conoscesse e si realizzasse il mostro del socialismo sovietico, poteva anche avere un senso il richiamo a Marx, proprio per il ragionamento che facevo prima, cioè i contemporanei non hanno la possibilità di capire quello che sta avvenendo in modo lucido. Gli storici, a distanza di tanti anni, possono comprendere, ad esempio, come il marxismo in generale sia in linea di massima incompatibile con la libertà. Direi in linea di massima perché la storia non ha dei punti di arrivo sicuri e certi. Non ha dei punti certi e sicuri. Il marxismo è una filosofia politica che può essere ulteriormente, lo diceva già Bobbio all'atto del crollo del muro di Berlino, potrebbe avere un motivo di ulteriore ripensamento, perché secondo Bobbio la questione dell'ingiustizia sociale esiste, non può essere risolta con la caduta del muro di Berlino. Matteotti, come altri, anche come Giuseppe Saragat non ha mai rinnegato la parola marxista, certo non leninista. Ecco, c'è un marxismo umanitario anche che viene da altre esperienze della socialdemocrazia tedesca, in modo particolare Bernstein, che
rappresenta un riferimento teorico estremamente importante e Matteotti si richiama a questo tipo di socialismo che io definirei europeo, ha già una visione europea in un momento in cui l'Europa non esiste perché è uscita dalla tragedia della prima guerra mondiale che ha sfaldato la vecchia Europa e nessuno pensa alla nuova Europa perché avremo le dittature fasciste, naziste, la seconda guerra mondiale per poter arrivare a pensare a un'idea di Europa, per dirla con Federico Chabot. Un altro aspetto che è molto importante è il collegamento che Matteotti ha avuto con i laburisti inglesi. Io nel libro ne parlo e il laburismo inglese poteva essere proprio il motivo ispiratore e non a caso, se voi pensate, il laburismo inglese è l'unica forma di socialismo che ancora esiste in modo concreto, politicamente. A quell'esperienza inglese Matteotti si è ispirato. Io voglio citare per dare ancora di più l'idea di cosa ha significato il delitto Matteotti, che ha suscitato certo una eco internazionale importante. Se voi guardate la proiezione vi accorgete anche dalla vignettistica che è solo quella internazionale, perché in Italia non c'è nessuno che si metta a fare le vignette sul delitto Matteotti se non in un caso proprio quasi da suicidio, ecco. E una vastissima eco a livello internazionale, anche una vastissima eco a livello nazionale. Tiziana parlava della esperienza aventiniana, l'Aventino, cioè l'idea in sostanza di astenersi dai lavori parlamentari come faceva la plebe ritirandosi sull'Aventino quando i ceti conservatori romani taglieggiavano la plebe, quest'idea di ritirarsi dai lavori parlamentari fu un'idea moralmente molto significativa che avrebbe dovuto destare una indignazione molto più ampia. In effetti, studiando questa esperienza dell'Aventino, noi ci accorgiamo che gli stessi oppositori dell'Aventino, che appartenevano un po' a tutti i partiti antifascisti, non erano in grado di avere una strategia omogenea e concreta. Giovanni Amendola, che è stato il leader dell'Aventino, ha dimostrato anche tutte le sue incertezze e tutte le sue contraddizioni. Io metto in evidenza come il deputato piemontese Marcello Soleri, braccio destro di Giolitti, che era stato ministro della guerra nell'ottobre del 22, quando propose al re la firma dello stato d'assedio che avrebbe bloccato la marcia su Roma, ebbene Marcello Soleri tentò di orientare in termini più concreti l'Aventino, l'orientamento dei parlamentari dell'Aventino.
e fu il primo che capì che bisognava tornare in aula a combattere il fascismo. E convinse addirittura Giovanni Giolitti, cioè che era il leader a cui Soleri si ispirava. Fu Soleri a convincere Giolitti a ritornare in aula, ma ormai i giochi erano fatti. L'Aventino ha consentito a Mussolini di avere dei mesi a sua disposizione per recuperare il terreno perduto. E va detto in termini storici, perché altrimenti finiremmo di fare della mera propaganda politica, e questo a me dà fastidio, anzi mi ripugna. Ecco, Mussolini dimostrò una grande capacità politica nell'affrontare questa tragedia dell'omicidio Matteotti, che provocò il possibile crollo del governo e anche di quello che poi al contrario diventerà un regime. Ma l'incapacità dei partiti antifascisti è da mettere in conto. E Turati dall'esilio scrive ad Anna Kuliscioff in una lettera: abbiamo consegnato noi l'Italia al fascismo. Questa testimonianza turatiana, che era, Turati era stato il leader del socialismo italiano, il fondatore, diciamo, del Partito Socialista Italiano. Ecco, questa dichiarazione dovrebbe far riflettere. E Nenni, in un suo libro di memorie, proprio riporta questa frase di Turati, mettendo in evidenza come quello che lui chiama il diciannovismo, cioè gli anni appunto della violenza rivoluzionaria, finto rivoluzionaria, avessero in effetti favorito la nascita del fascismo. Ma vorrei leggervi un telegramma che proprio Emilio Papa una volta mi fece leggere nel suo libro Politica e Cultura, che è un libro di fondamentale, scusate, Politica e Fascismo, che è un libro di fondamentale importanza. Emilio Papa aveva già pubblicato la storia dei manifesti di Croce e di Gentile, anzi di Gentile e di Croce, e poi ha pubblicato questo libro fondamentale, proprio che punta la sua attenzione sulla cultura e il fascismo. Ebbene, in data 17 settembre 24, il delitto Matteotti è del 10 di giugno, il cadavere di Matteotti viene ritrovato il 16 di agosto, ebbene in data 17 settembre uno dei più grandi personaggi della letteratura italiana ed europea, Luigi Pirandello, chiese l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista inviando questo telegramma a Mussolini: Eccellenza, sento che questo è per me il momento più proprio di dichiarare una fede nutrita e servita sempre in silenzio. Luigi Pirandello. Se voi pensate a chi è stato Pirandello nel teatro, nella cultura, e a questo telegramma che
Emilio Papa metteva a noi giovani studenti di fronte agli occhi per aprirceli. Ecco, abbiamo un elemento in più per riflettere. Ultima cosa, adesso io non so, ma se mi date ancora qualche minuto vorrei citarvi l'intervista inedita a Mario Soldati che c'è nella quarta di copertina. E qui c'è un che di autobiografico in Soldati che proprio si rifà all'omicidio Matteotti e a Gobetti, e non solo a quello. Vi leggerei proprio, ho chiesto di proiettarlo anche in modo più leggibile, ma vi leggerei soltanto qualche riga. Non potrò mai dimenticare l'angoscia di quei giorni tra il 10 giugno e il 16 agosto 1924. Scrive Soldati. Soldati aveva 18 anni. Ecco, io sono sempre là, fermo alla macchia della quartarella, mentre il carabiniere in licenza va a caccia e la sua cagnetta raspa il terreno e si mette ad abbaiare furiosamente ed appare il cadavere martoriato di Matteotti. E Soldati racconta: vincendo la prudente vigilanza di mia madre, la contessa Bargilli, che mai avrebbe accettato che il figlio facesse una cosa di quel genere, ebbene, vincendo la prudente vigilanza di mia madre, andai a scrivere sui muri «Viva Matteotti». Avevo 18 anni e avevo conosciuto Gobetti, di cui divenni amico anche se non fui uno dei suoi fedelissimi, perché il mio antifascismo nacque dal magistero di Benedetto Croce. E poi c'è tutta un'altra serie di osservazioni, ultima delle quali è quella delle brigate Matteotti che Tiziana ha citato. Brigate Matteotti che non vengono considerate nella Resistenza. Questa sera doveva venire qua il presidente dell'ANPI e Boeti, sono sicuro che sarebbe venuto, mi ha telefonato perché un impegno improvviso e improrogabile lo ha bloccato. Ma con lui io vorrei proprio affrontare questo argomento, ma non per rivendicare con polemiche vecchie il passato, ma per dare giustizia alle brigate Matteotti e a un uomo in particolare, Corrado Bonfantini, che si era iscritto a 16 anni al Partito Socialista Unitario di Matteotti, a 16 anni, e poi fu incarcerato, era il figlio dell'ultimo sindaco socialista di Novara. E poi c'è tutta la famiglia Bonfantini, Mario Bonfantini, il grande francesista, il grande traduttore di Rabelais, di Proust, di Baudelaire, ecco, che non esita a prendere le armi nella Repubblica dell'Ossola, di cui è ministro dell'istruzione, sia pure in modo simbolico. Ecco, ci sarebbero tantissime altre cose da evidenziare. Voglio ancora ricordare che nel libro io cito alcune testimonianze che ho raccolto io nel corso degli anni.
Una in particolare, ne ho raccolte altre e le cito perché le ho annotate. Andrea Viglongo, che era stato redattore capo dell'Ordine Nuovo di Gramsci, mi disse come Gobetti era poco apprezzato dai comunisti torinesi, salvo Gramsci, con cui aveva stabilito un grande rapporto. E Viglongo mise in evidenza come il nome di Matteotti a Torino, nella Torino operaia e socialista, di cui ha scritto Paolo Spriano in un libro molto significativo, il nome di Matteotti in quella Torino operaia e socialista non era assolutamente considerato. C'erano altri che rappresentavano molto di più l'animo socialista torinese, non Matteotti. E poi ci sarebbero tante altre cose da aggiungere, ma io mi auguro che voi leggiate questo libro, non tanto per le osservazioni storiche che io ho cercato di fare, astraendo dalle passioni politiche. Ecco, io credo che la storia non possa essere propaganda politica, non possa e non debba essere ideologia, non possa diventare strumento di propaganda politica. Ecco, quindi anche il nome di Matteotti deve essere storicizzato, deve essere visto con il distacco critico che lo storico deve avere. Se non ce l'ha, deve fare altro lo storico. Può fare altro, fa il propagandista politico, fa l'uomo politico, ma l'uomo politico non è compatibile con il mestiere di storico. Sono due attività che non sono compatibili una con l'altra. Ultima e ultimissima cosa, io qui ritorno ad essere non il coautore del libro, ma il coordinatore, diciamo così, come si usa a dire oggi, del Centro Pannunzio, non del Centro Pannunzio come si usa dire ora, coordinatore, non so cosa riesca a coordinare poi in realtà, ma comunque, diciamo, e voglio dire che non finisce qua il discorso che il Centro Pannunzio ha programmato, perché con l'amico Bullo, con cui 10 anni fa avevamo già organizzato, anzi lui aveva organizzato un bellissimo concerto in ricordo di Matteotti, abbiamo organizzato quest'anno un altro concerto all'Educatorio della Provvidenza di musiche e di canzoni del socialismo umanitario, del socialismo, ecco, quello che amava Giovanni Pascoli, romantico, ecco, romantico. Giovanni Pascoli è stato anche lui un grande socialista che ha vissuto da vicino il dramma che anche Matteotti aveva colto dei migranti italiani all'estero. Pascoli scrisse quel libro Italy, che rappresentava proprio il suo omaggio ai migranti, ai milioni di italiani costretti ad andare a lavorare all'estero in condizioni di disagio e di ingiustizia sociale. Bene, faremo, anzi, non faremo, perché sarebbe un disastro se Bullo ed io ci mettessimo a cantare. Ci sarà la corale, che è già venuta 10 anni fa, a fare questo spettacolo,
e poi faremo un convegno in ottobre proprio sulla figura di Matteotti, a molte voci, in modo tale da non stereotipare la figura di Matteotti o prestarci a essere una eco di interessi politici preconcetti che ci sono estranei, ma offrire ai nostri amici che ci seguono la possibilità di conoscere da vicino Matteotti. Io non sono riuscito, se non in modo molto superficiale, questa sera ho solo accennato ad alcuni aspetti e ho cercato, diciamo, di mettere in evidenza quelli che potevano essere alcuni degli aspetti anche del libro che il Centro Pannunzio ha pubblicato. È un'iniziativa dell'editore Pedrini in stretta collaborazione con il Centro Pannunzio. Chiuderei con un'immagine poetica, se mi permettete, quel grande film L'albero degli zoccoli che almeno molti di noi hanno visto. Bene, quello era il mondo contadino, per cui l'agiato Giacomo Matteotti, l'agiato avvocato Giacomo Matteotti si batteva. Qualcuno disse in modo spregevole l'impellicciato avvocato Matteotti, che si permetteva viaggi all'estero. No, Giacomo Matteotti è stato accertato anche di recente, dava contributi di beneficenza, era un filantropo, era un filantropo. La sua ricchezza la metteva a disposizione degli altri. E io voglio chiudere immaginandomi proprio Giacomo Matteotti che si batte per questi contadini disperati e dignitosi del film dell'albero degli zoccoli, che rappresenta una delle pagine più tragiche dell'Italia della fine dell'Ottocento. Vi ringrazio. Abbiamo Giampiero Leo come nostro ospite che ci porta un saluto importante dalla regione. Grazie, chiedo perdono se avete ancora due minuti di pazienza. Due minuti di pazienza è abbastanza presto. Potete fermarvi un attimo ancora? Ci tengo a dire questo. L'importante, porto i saluti del Comitato dei Diritti Umani della Fondazione Fiorentina. Chiedo al professor Quaglieri di autorizzarmi a far sì che la Fondazione CRT sostenga le altre iniziative su Matteotti, perché sono straordinarie. Mi complimento con un pubblico favoloso, quasi tutte signore, non so se sia perché le donne hanno molta più cultura o per il carisma del professor Quaglietti. Rispetto al professor Quaglietti dico solo più una cosa, storica, tra virgolette, nel senso che se io fossi candidato a qualche elezione, tanto sono felice che ci siano dei politici di valore, del comune, in sala, se fossi candidato, ma il professor Quaglieri, quando dice, si venga, ascoltate questo passaggio per favore, a posteriori, dopo che quella storia che è successa, a volte la cultura e l'onestà intellettuale permettono di vederlo durante. Io leggo sempre tutti gli scritti del professor Quaglieri e rispetto per esempio a quello che avvenne nel 68-70, vero carissimo Pierfranco, il professor Quaglieri fu lucidissimo.
conto degli errori di quegli anni, e dice, e Gianni Riva, sia Pierfranco che io lo stimiamo molto, ma dice allora non si poteva che essere di estrema sinistra o di estrema destra, perché il clima era questo, o si insultavano gli uni o gli altri. Sia il professor Guaglieni che io non eravamo né da l'una né dall'altra parte, eravamo cattolici liberali, liberal democratici, cioè difendevamo. Questo deriva dalla cultura. No, non che non eravamo né da una parte né dall'altra, almeno io ero contro il 68 che voleva. Ecco, ero. Ah, no, no. Ah, senz'altro. Ebbene, perché tu hai avuto quella lucidità di capirlo subito che Franco ti era sbagliato? Quando dicono non si poteva essere d'accordo, per la cultura. Quindi se posso fare un invito che già si può, leggete non soltanto questo bellissimo libro, ogni volta che lo dico al professor Guaglieri, non fatevelo scappare. Il cognome sì, ma non.